calcetto e pugnone. L'errore che fai tu è questo, negative edge. Non sono abituato a usarlo, quindi so che non finisce in una pancia in maniera difficile. A combo non serve a blinkare, perché la nozione montante è tutta cancellabile. Il consiglio è proprio tirare il tasto del pugno forte, non devi tenerlo premuto. Vedi che non uscirà mai il tasto. Adesso provo a tagliare apposta. Ecco qua. Se fai negative edge non esci neanche a registrare negli input la giro forte, però ti esce la speciale, vedi che altrimenti c'è ancora più forte. La combo non ha bisogno di più, è davvero semplice da fare, devi solamente fare un po' di pratica. Quello che magari sbagli è il fatto che schiacci il calcetto prima di arrivare alla diagonale indietro, alla tenere tenuto indietro, perché se fermi il movimento alla diagonale non esce. E stavo usando comunque sia una mozione che non aveva consigliato 6, cioè fare tutto una mezzaluna indietro. Funziona anche con solamente il 4, premendo subito al basso, d'altronde è così che è stato male. Il P-Link serve per fare combo stretch, che altrimenti non escono. Poi una buona abitudine è quella di abituarsi a farlo anche per input che altrimenti non servono, come il basso e il medio. Guardate, chiaramente, non riesco ancora neanche le combo, prima il P-Link passa. Se si preme troppo ravvicinato, comunque sia, è facile sbagliare, non esce. Il P-Link sono quando esce il pugno forte e il pugno medio. Ecco qua. Il pugno forte raddoppiato con il pugno medio, o nel caso di prima era il pugno medio raddoppiato con il pugno piccolo. Tutto qua.